Buon pomeriggio a tutti e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale in diretta come sempre alle 15 qui a Telechiara. A farmi compagnia però oggi un ospite speciale perché si tratta del nostro collega Mirko Cavallin. Buongiorno Mirko. Un ospite che non è un ospite. Buongiorno esatto. A tutti, buongiorno Cristina, buongiorno a tutti. E grazie per essere venuto perché noi vogliamo in qualche modo fare un po' un bilancio di questa lunga e ricca e intensa settimana che si è appena conclusa a Padova con l'arrivo di veramente migliaia e migliaia di fedeli visitatori che sono venuti per l'ostensione del corpo di Sant'Antonio. Eh sì, d'oltre 200.000 i pellegrini che sono arrivati, tantissimi, noi abbiamo seguito in diretta molti avvenimenti, compresa anche la traslazione di sabato sera, non era previsto di mandarla in diretta, ma gli eventi poi insomma ci hanno trascinato anche in qualche modo, forse Sant'Antonio ci ha messo una mano, immagini molto belle e poi ne parleremo perché ancora Telechiara vi riserva qualcosa a proposito del santo. Certo, ci sono delle sorprese. Allora, tra pochissimo, intanto continuiamo come sempre anche con le notizie purtroppo cattive dalla cronaca, è in corso un'operazione dei carabinieri in corso a Trento, Milano, Foggia e in altre località italiane ed estere per l'esecuzione di 57 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Trento per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Alcuni indagati sono stati raggiunti da un mandato di arresto europeo in Spagna, Francia e Belgio, mentre altre 13 persone sono state arrestate in flagranza. Una struttura transnazionale individuata da Rosse e costituita da marocchini e albanesi movimentava ingentissimi quantitativi di hashish dal Marocco, cocaina dall'Olanda ed eroina dai Balcani in direzione dell'Italia. E trovati invece in possesso di oltre 4 kg di hashish nascosti nella benzina del serbatoio di un'auto, due persone sono state arrestate dai carabinieri a Udine. Si tratta di un uomo di 30 anni e di una donna spagnola di 27, bloccati dai carabinieri mentre recuperavano dal serbatoio di un Apollo gli involucri con la droga del valore di oltre 40.000 euro. Per effettuare l'operazione con tranquillità, i due si erano sistemati in una zona isolata dove avevano portato un cane per evitare che si avvicinasse qualcuno. I carabinieri hanno sequestrato anche 6 telefoni cellulari utilizzati probabilmente per l'attività di spaccio della droga. Un giovane padovano è stato denunciato dai carabinieri di Cortina invece per aver provocato una slavina che l'ha coinvolto sciando fuori pista sul monte Faloria. Lo sciatore di 24 anni dovrà pagare anche una sanzione di alcune centinaia di euro, gli è stato ritirato lo ski pass. L'episodio è avvenuto ieri quando il ragazzo ha deciso di sciare fuori pista lungo un ripido costone innevato ai margini di una pista. Il suo passaggio si è staccata la slavina con un fronte di 12 metri che l'ha travolto e dopo aver perso uno sci lui è riuscito a riemergere dalla neve, ad allontanarsi scendendo verso valle, immediato l'allarme e i carabinieri, una volta accertato che non erano rimaste coinvolte altre persone, hanno rintracciato lo sciatore nei cui confronti è scattata la denuncia. Circa una tonnellata di vongole pescate in acque proibite e un'imbarcazione con attrezzature vietate sono state poste sotto sequestro dai carabinieri del nucleo natanti di Venezia nel corso di un'operazione contro la pesca abusiva in laguna. Due pescatori di Pellestrina sono stati denunciati durante un controllo dell'area. I militari hanno notato alcune imbarcazioni con a bordo persone che stavano raccogliendo molluschi in un'area tra il canale dei Petroli e il canale Nuovo di Fusina, proibita alla pesca per motivi igienico-sanitari. I carabinieri hanno così bloccato un'imbarcazione dove all'interno di numerose ceste c'era già una tonnellata di vongole, mentre altro pescato era all'interno delle attrezzature usate per la raccolta abusiva. I due pescatori a bordo del mezzo tra l'altro avevano precedenti per fatti simili. Il pescato per un valore di circa 7.000 euro è stato gettato a mare. E circa 7.000 galline ovaiole sono morte la scorsa notte in seguito a un incendio divampato nel capannone dell'azienda agricola Giambattista Boldini a Mogliano Veneto, siamo nel Trevigiano. Le fiamme, la cui origine al momento non è stata accertata, hanno interessato un'area di circa 1.000 metri quadrati. E ora mettiamo per il momento da parte la cronaca e vi raccontiamo insomma come sono andate le cose in questa settimana. Dicevamo appunto, si è conclusa
conclusa ieri con questa grande festa della lingua. Mirko, ma è cominciata in realtà sette giorni pienissimi per Padova, perché la città ha accolto davvero migliaia di persone. Sì, 200.000, oltre 200.000 come abbiamo detto nel corso della settimana, e noi l'abbiamo raccontata ogni giorno grazie alla nostra rubrica quotidiana, Una settimana con il Santo, iniziata sabato sera scorso in forma privata e poi proseguita appunto fino a sabato sera, quando il corpo di Sant'Antonio è tornato nell'arca restaurata. Splendida ora anche i pellegrini che già da ieri, dalla giornata di domenica, sono arrivati in Basilica del Santo, possono anche vedere lo splendore dei restauri dell'arca del Santo. Sono state settimane molto, molto intense, quelle di preparazione, giorni molto, molto ricchi, anche il maltempo poi nel fine settimana ci ha messo la sua, ma questo non ha impedito ai pellegrini di arrivare davvero numerosi in Basilica. Un evento importante per la Chiesa che non ha avuto un prolungamento, come sappiamo, la decisione è stata presa anche forse un po' a malincuore, qualcuno ha protestato, però già i frati hanno annunciato che in occasione dell'ottocentesimo anniversario della morte di Sant'Antonio, che cadrà nel 2031, ci sarà, potrebbe esserci, insomma, ma sembra che ci sia questa la volontà, una nuova ostensione. Una ventina d'anni, i più giovani di noi magari potranno sperare di rivederlo. Ecco le immagini suggestive fra le tante, e questo mi consente a nome di tutti di ringraziare i nostri tecnici che hanno lavorato per giorni, anche notti in molti casi, davvero ininterrottamente, per fornire il servizio migliore. Queste immagini che poi saranno a disposizione del Messaggero di Sant'Antonio, che produrrà filmati, DVD, ecco, pellegrini anche a piedi nudi, come vediamo, immagini molto significative, immagini che riproporremo, Cristina, in una puntata speciale domani sera di Insieme da Aquileia alle ore 21. Rifaremo la sintesi da quando è stata aperta l'urna provvisoria di Sant'Antonio fino al momento della chiusura appunto della tomba domenica sera. Senti Mirko, tu che hai seguito proprio da vicino, no, questa settimana, c'è qualche momento particolare, particolarmente prezioso che ti è rimasto dentro? Beh, la cosa più bella sicuramente è vedere i tanti pellegrini, sicuramente sono un esempio, gente che arrivava con molta semplicità, con molta pazienza, davvero ce n'è voluta tanta, soprattutto tra venerdì e sabato, oltre 3, 4, anche 5 ore di attesa. Davvero sono un esempio questi pellegrini silenziosi, bambini, anziani, stranieri, giovani, donne, davvero di tutto, un popolo, non una massa come hanno detto i frati, ma un popolo. Allora sentiamo proprio il commento anche di chi li ha accolti questi pellegrini. Eh sì, andiamo a sentire al microfono del nostro direttore Alberto Feltrin, andiamo a sentire un po' il bilancio, primo bilancio di questi giorni, intervista raccolta proprio lì mentre passavano gli ultimi pellegrini col rettore della Basilica del Santo, padre Enzo Poiana. A parte i numeri straordinari di questa settimana eccezionale, che bilancio si può fare all'ultimo giorno dell'ostensione? Ma è un bilancio che è andato al di là proprio delle nostre attese, e secondo me è un bilancio positivo, ecco, perché i pellegrini che sono venuti per la stragrande maggioranza non tanto per una curiosità quanto con uno spirito di devozione veramente nei confronti di Sant'Antonio. Io ho raccolto tante testimonianze e il fatto stesso che i pellegrini mi avvicinino e mi dicano grazie per il regalo che ci avete fatto, credo che esprima, ecco, questa verità. C'è un frammento di questa settimana che lei conserverà per sempre nel cuore? Ma guardi, i momenti trascorsi qui a guardare i pellegrini passare, specialmente le persone malate, ecco, che con il solo sguardo esprimevano una preghiera. Ad osservare quest'urna noi vediamo un po' di ossa annerite del tempo. Ma che cosa possono esprimere, a parte il messaggio anche della caducità della vita da un lato, ma anche della grande speranza che la fede cristiana si porta? Beh, queste sono ossa sante di un santo, perché quando uno è santo non è santo solo nello spirito, è santo in tutto il suo essere, anche nel corpo.
e certamente ci fanno intravedere e capire qual è la condizione umana, se non fosse vivificata dallo spirito, lì le ossa, ma i devoti sanno, ecco, che per esperienza diretta, per i fatti che gli accadono nella vita, che Sant'Antonio non è morto, è vivo. Il messaggio che lascia Antonio ai pellegrini, ma non solo, diciamo anche alla società civile di questo 2010. Ma io credo che prima di tutto di ritrovare le vie della riconciliazione sempre, ogni giorno, in famiglia, nella società, tenendo rivolto lo sguardo a colui che è il riconciliatore, che è Dio, che ha riconciliato in Gesù Cristo una volta per sempre l'umanità. La forza del sacro e dell'immateriale anche in una società come la nostra. Questa è una cosa che è stata notata da molti editorialisti, non in giornali, in questi giorni, che si sono sorpresi della potenza comunque che questa figura così simbolica ancora esercita su noi tutti. Insomma, è sì, certamente un esempio, i santi lo sono, i grandi santi come Sant'Antonio, San Francesco, San Marco a Venezia, sono certamente degli esempi che vanno al di là anche delle nostre stesse aspettative o delle nostre pochezze o piccolezze di tutti i giorni. Voglio ricordare ancora una volta, domani sera, ore 21, la puntata di ogni martedì Insieme ad Aquileia farà una sintesi di tutta questa settimana, facendovi rivivere dall'inizio alla fine tutti questi 7 intensi giorni, e sempre sul nostro canale YouTube, che poi ricorderemo anche alla fine del telegiornale, da lì potrete accedere anche alle trasmissioni andate in onda ogni settimana, giorno per giorno, il racconto di queste immagini e di questa esperienza davvero unica che tornerà fra un po' di anni. Grazie Mirko per questo tuo contributo. Grazie naturalmente anche ai nostri telespettatori. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con il telegiornale è alle 16:30. Buon proseguimento.